tredicesima giornata di questo campionato di Serie B. Catania affronta il Varese con questa formazione. Preso tre legni, i quattro della difesa sono Fauro, Capuano, Spoglie e Monzon, i quattro del centrocampo, il 4-4-2, biglietto di presentazione di Sannino da tre settimane a questa parte, con Rosina a destra, Martigno a sinistra, Escalante e Rinaudo sono i due intermedi di centrocampo, con Calaiò e Leto confermato sulla fronte offensivo. A disposizione di Sannino, Ficarra, Ramos, Salmirone, Jankovic, Krapek, Calaiò, Garupi, Marcelinho e Ciani. La risposta della Varese di Bettinelli, che conferma a specchio il 4-4-2 con Bastioni, Trelegni, i quattro della difesa sono Pianozzi, Borghese, il ceco Simic e l'ex albino Leppe Luoni, quattro del centrocampo sono invece Zecchini a destra con Falcone a sinistra, Corti e Capezzi sono i due centrali di metà campo, Neto e Miracoli invece a comporre il tandem offensivo della formazione di Bettinelli, che in panchina porta Perucchini, La Gorga, Mapelli, Tamas, Blasi, Barberi, Sport, Petkovic, ex Rosso Azzurro e Nicola Cornacchia. A disposizione di Sannino, ricordiamolo, Ficarra, Ramos, Almirone, Jankovic, Grappe, Caeio, Calaiò, Garufi, Marcelinho e Cani. L'arbitro della partita, sostanzialmente un poco più che esordiente, poche le sue direzioni nella cadetteria del direttore di gara, sono soltanto quattro ipercasalingo, gli hanno sempre affidato incontri particolarmente semplici, come sulla carta potrebbero essere, e questo qua il signor Riccardo Ross di San Vito al Tagliavento di Pordenone, gli assistenti sono Zivelli di Torre Annunziata, Bottegoni di Terni, il quarto uomo, e Melidoni di Fratta Maggiore, l'osservatore arbitrale è Piero Ferrari di Roma 2. Dicevamo, l'arbitro della partita particolarmente casalingo. Beh, quattro direzioni in Serie B, tre vittorie ed un pareggio, tutto è pronto per l'ingresso delle squadre in campo, terreno di gioco particolarmente pesante, particolarmente provato dagli ultimi giorni di maltempo. Buono però, e via Comento da parte della Catania. Martigno, la girata, il gran gol di Emanuele Calaiò, che rovesciata, che assist da parte di Martigno, e Calaiò spalle alla porta, la rovesciata e l'acrobazia, rimangono di sasso Borghese, Pinic e Calaiò in sacca con grande gesto atletico, con palla che si insacca proprio alle spalle di Bastianoni, che non deve far altro che guardare il pallone e raccoglierlo in fondo al sacco. Al sesto minuto, buona l'azione del Catania, buona la progressione sull'out di sinistra di Martigno, il pallone a mezza altezza calibrato per la rovesciata di Calaiò, che ha aspettato la sfera guardandola di sbiego con tutto quanto il corpo, e poi al momento giusto dell'impatto l'ha rovesciata in attesa probabilmente da una difesa come quella del Varese, che in tutte le partite, in tutte le trasferte ha subito gol e ne subisce anche uno. A proposito di gol, la parata incredibile sulla linea dopo il colpo di testa da parte di Sauro, si è parso proprio lui l'autore, l'ha inzuccata e di testa sul tocco di Rosina, e Bastianoni sostanzialmente fa il miracolo al minuto 36esimo, calcio d'angolo battuto da Rosina, Gaston Sauro si alza e sulla linea di porta Bastianoni con un colpo di reni riesce sostanzialmente a trovare la possibilità di respingere il tiro. Altro calcio d'angolo ancora con i pugni direttamente sull'area di porta, da una parte all'altra prova nel frattempo Monzon a dare continuità all'azione, ma la palla viene colpita male direttamente fuori. Minuto 36esimo, il Catania vicinissimo al meritato raddoppio sul calcio d'angolo di Rosina. Leto di testa è andato praticamente a trovare lo spazio per il tocco di testa, e Bastianoni, bravo si fa per dire, a evitare a Leto la gioia del gol per un quasi, diciamo, raddoppio della formazione rossa-azzurra.
Catania vicinissimo al minuto 36, dicevamo, con Leto di testa e con la possibilità anche dalla panchina per Sannino di dare, diciamo, maggiore energia ai suoi uomini per mettere sostanzialmente in cassaforte il risultato. Rosina all'interno del gol, Rosina tira gol! Rosina, che tiro! Saltata di piatto la difesa del Varese con Simic che non riesce a chiudere e Rosina trova il meritatissimo gol. Alessandro Rosina che viene praticamente inneggiato dalla pubblico di Catania. Angelo, importantissimo il passaggio da parte di Calaiò che ha alzato la testa, ha visto Rosina in posizione ottimale e ha pensato bene di dargli proprio un pallone calibratissimo. Pallone calibrato che taglia praticamente l'asse centrale difensiva. C'era Luoni troppo spostato avanti e pertanto Borghese e Simic erano tutti e due accentrati. Saltato Simic, il pallone è giunto dritto dritto per Rosina che ha avuto il problema di aggiustarselo dal destro al sinistro e poi tagliare con un diagonale imprendibile per Bastianoni per il gol del meritato, dicevamo 2-0. Varese che ha fatto poco a destra al centro per Leto, stavolta chiudono, non gli vogliono far gol a Leto. Che slancio quello di Calaiò, la rincorsa di Rosina assolutamente permeabile. La difesa della Varese, Luoni e Simic stanno vedendo praticamente le streghe su Rosina che seppur decentrato in una posizione che non gli appartiene è sempre lì davanti, hanno praticamente la propensione ad attaccare quelli della Varese e meno a coprire. Proprio sono due i minuti di recupero concessi ed è già trascorso 1:46, ultimi 15 secondi di frazione di gara mentre Leto si guadagna un calcio di punizione sul cerchio di centrocampo, l'arbitro lo fischia, non sappiamo se ci sarà il tempo però per battere il calcio di punizione, prima l'arbitro fischierà due volte così come succede proprio in questo istante. La Catania chiude il parziale di gara sul risultato più che incoraggiante tra gli applausi del pubblico di 2-0 contro il Varese, le realizzazioni fermate da Emanuele Calaiò e da Alessandro Rosina al sesto minuto, al quarantesimo. In mezzo a queste due azioni c'è stato il quasi raddoppio con Calaiò, poi la deviazione sul tiro di Martigno e la corner al 36esimo battuto da Rosina, la palla indirizzata a rete da parte di Leto e la parata di Bastianoni che ha strozzato in gola l'urlo del gol del giocatore rossoazzurro, probabilmente gol rinviato soltanto alla ripresa. Il parziale è di Catania 2, Varese 0, non c'è partita. Guardare il movimento di Leto che ha qualcosa da dire con Martino Borghese, riparte però il Catania, lo fa sull'asse offensivo di destra, lo spiovente per l'interno del rigore, non è calcio di rigore, così come vorrebbe Emanuele Calaiò che rimane disteso per terra, non aiuta Riccardo Rosso, neppure il signor Bottegoni di Terni che è il suo assistente di linea, lotta Rosina a centrocampo, attenzione perché si sta riorganizzando. Calaiò per un attimo non realizza la sua doppietta, appoggia il pallone, anzi no, non si trattava, era Escalante che ha toccato il pallone a tu per tu con la linea che delimita l'area di porta proprio all'interno, ma il tocco è stato debole, si capisce che non è un tocco dell'attaccante, chiaramente Sannino si arrabbia non poco, scuote la testa, parla da Martigno con Leto, gli va a fare la sponda, Martigno prova ad accentrarsi con la sinistra e poi Escalante, non gliene va bene una al povero ragazzo, maglia rossazzurra che prima è lì si è demoralizzato perché ha fallito una chiarissima azione da rete, adesso voleva rifarsi prima di testa, adesso con l'interno del destro ci abbatte il tiro, lo spedisce ampiamente distante dai pali. Varese, il gol del Varese, anzi no, meno male, posizione regolare da parte di Miracoli sull'assist che ha visto Luca Miracoli indirizzare testa alle spalle. Angelo, scusami,
Intanto, sì. Intanto mi sembra di dire però una cosa, intanto se il Catania si fa vedere in avanti, però rischia. E attenzione che se il Catania dovesse prendere un gol si riapre in pratica tutta la partita, si ricomincia da capo, perché poi si apre veramente un altro fronte. Quindi Catania deve stare particolarmente attento. Marco Cullà. Raddoppio quindi del Frosinone grazie al gol di Davis. Attenzione, attenzione, Neto Pereira, il gol della Varese che riapre la partita al minuto 21esimo. Neto Pereira salta Spogli, non c'è fallo su Spogli, l'arbitro lascia correre e il gol di Neto Pereira che praticamente avanza, palla al piede dopo aver superato l'ostacolo Spogli. Punta la porzione, mamma mia, che parata da parte di Frison sulla tiro a distanza ravvicinata di Miracoli. È un miracolo al minuto 77esimo, se la Catania ancora è avanti di un gol. Frison che para sulla tiro a botta sicura di Miracoli che non tocca in maniera diciamo troppo diagonale, manda un tiro quasi dritto per dritto e a quel punto Frison ha un ottimo senso del piazzamento, riesce a restituire. Segnati 3 minuti di recupero, già sono passati 30 secondi, ammonito a Calaiò, il che significa che Calaiò la prossima partita non giocherà a Trapani. E difatti si era diffidato, ha controllato il pallone col braccio, lì al limite all'area di rigore, cartellino giallo, che insomma a norma di regolamento ci sta e ci sta tutto quanto, peccato perché salterà il derby col Trapani. Calaiò, il Catania dovrà fare a meno secondo me di uno dei giocatori più rappresentativi di questa squadra, mentre Calaiò ha il suo bel che dire al direttore di gara, ma lì insomma sostanzialmente a norma di regolamento e Calaiò deve segarsi il braccio sapendo di essere comunque già diffidato. Tra l'altro Calaiò ha fatto un'altra cosa in questo momento, un po' con la testa non c'è tanto, gli ha detto due volte all'arbitro bravo, bravo, in sotto forma diciamo di ironia. Altri arbitri in questo caso agiscono in ben altra maniera, mettono giù un altro cartellino giallo e Calaiò trova prima la via degli spogliatoi. Beh, ci basta un turno di squalifica per Emanuele Calaiò, dimostra maturità il direttore di gara nel non diventare assolutamente protagonista in questa partita. In fondo non ha fatto altro che mettere praticamente l'evidenziatore sul regolamento e lì insomma il cartellino giallo ci sta tutto. Sono trascorsi 2 minuti dei 3 concessi di recupero di questa partita, il Catania guadagna un calcio di punizione rifiata dalla panchina della Varese, mettono la sfera sul punto di battuta, il Catania così la fa carambolare un po' di volte, poi Frison che guarda l'orologio che non ha, dice ai suoi compagni di squadra di legarsi, Capuano dice tirala lontanissima, più lontano che puoi, quasi il colpo rugbistico, ne esce fuori invece un passaggio per un avversario, attenzione, ultima azione secondo me della Varese che può provare poi a metterla in mezzo, meno male che c'è un Rinaudo che le prende tutte, le tocca tutte, al nostro cronometro mancano praticamente 20 secondi alla fine di questa partita, Calaiò tocca il pallone e l'arbitro fischia 3 volte in Catania, batte e vince il match numero 13 di questo campionato contro il Varese con i gol realizzati in splendida rovesciata aerea da Emanuele Calaiò, il gol del raddoppio realizzato da Rosina ancora una volta sull'assist di Calaiò, ha accorciato le distanze, Neto Pereira, Catania avrebbe potuto insomma triplicare almeno di un paio di circostanze, non ci è riuscito, abbiamo sofferto, in questo finale pesano non poco le tante ammonizioni, sì. Ammonito Sauro, Spolli, Rosina, Escalante, Rinaudo, ma quella più pesante è quella di Emanuele Calaiò che era diffidato e salterà il derby domenica prossima contro il Trapani, adesso gli stringono la mano i 22 protagonisti di questa partita, oltre chiaramente che è partito dalla panchina con soddisfazione ma anche con qualche trepidazione, annotiamo questo ulteriore momento di slancio sotto un profilo di punti e di vittorie del Catania, diventano 3 consecutive in casa dopo le vittorie sì. Su Vicenza e Rentella, adesso bisognerà migliorare lo score esterno e migliore occasione non c'è che andarsela a giocare
proprio nel derby isolano contro il Trapani domenica prossima. Dallo stadio Massimino è tutto, Michele. Catania 2, Varese 1, la linea torna allo studio.